famiglia ebraica alto borghese e molto benestante, Adele era una persona colta, con particolari interessi nell'ambito delle letterature straniere e una spiccata predilezione per l'arte. Assieme al marito Ferdinand era molto conosciuta a Vienna, soprattutto da quando, con l'appoggio finanziario del marito, aveva sostenuto incondizionatamente Gustav Klimt, di cui diverrà musa. Bella rappresenterà per Chagall la cosa più importante per un uomo, l'amore della sua vita. Marc ha 23 anni e Bella 14 quando si conoscono a San Pietroburgo. Lui è un pittore in cerca di fortuna, lei invece una diligente studentessa, appartenente a una famiglia di ricchi commercianti. Bella diverrà l'origine d'ogni ispirazione per le opere di Marc Chagall. Considerata dai suoi contemporanei la più bella ragazza di Vienna, oltre a possedere una personalità complessa e intrigante. Diversi furono i modi con cui venne definita: sposa del vento, grande vedova e perfino musa del secolo. Una vita tutta a contatto con gli artisti fin dall'inizio. Alma diede sfoggio del proprio carisma, influenzando molti tra i più grandi artisti del XX secolo. Margherita Luti, figlia di un fornaio di origine senese che aveva la bottega in contrada Santa Dorotea, diventerà celebre con il soprannome di Fornarina. Di lei non si sa bene né la data di nascita né quella di morte, certamente vissuta a cavallo tra il XV e il XVI secolo. Pare che alla morte di Raffaello entrò in convento e da quel momento si persero le sue tracce. Musa, madre, moglie e strega sono i mille volti di Gala Éluard Dalí, la quale ebbe un'influenza importantissima nella vita e nell'opera del pittore catalano, oltre a essere ispiratrice del surrealismo. Per Dalí fu soprattutto maestra dell'arte amatoria, fulcro del suo desiderio sessuale, ma allo stesso tempo anche madre e agente artistico spietato. Chiara Fancelli, una donna originaria di Firenze, fu prima modella, poi moglie del divin pittore Pietro Perugino. La sua bella fisionomia divenne effigie per tante madonne realizzate dal Perugino, ma anche da altri artisti, compresi i suoi allievi, primo fra tutti Raffaello. Soprannominata Noix de Coco a causa della sua pelle bianca come il latte e dei suoi capelli castani con riflessi rossi, Jeanne Buterne è meglio conosciuta oggi per il suo profondo rapporto con Amedeo Modigliani. La tragica fine di entrambi li ha resi delle vere e proprie icone nella storia dell'arte. Il modello di bellezza femminile maggiormente riconoscibile nel XIX secolo è sicuramente incarnato da Victorine Meurent. Lei posò per la celebre Olimpia e per la Colazione sull'erba di Manet, due opere che scandalizzarono e sconvolsero il mondo dell'arte. Dietro il nome di questa donna c'è la storia di una vita straordinaria, una vita da modella, musa, amica e assistente personale di un grande artista come fu Henri Matisse. Lydia fu la bella bionda dagli occhi azzurri della Siberia che divenne modella, musa e manager negli ultimi due decenni della vita di Matisse. Renoir incontrò Aline Charigot, una giovane sarta di 20 anni, nel 1879, quando era quasi un quarantenne, restando folgorato dalla sua bellezza. Lei rimase al fianco di Renoir per 25 anni, sopportando i tradimenti del marito. Musa, amante, moglie e madre premurosa, donna immortale grazie alle opere dell'artista. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!